In questi giorni ho visto un po' di persone pensare di voler abbandonare il gioco, o quantomeno ci sono persone che lo hanno fatto davvero. E questa è una robina che mi ha fatto pensare, perché da persona che lo segue comunque da tanto tempo, ormai sono 4 anni, e non c'è stato mai un momento nel quale ho pensato, sì, guarda, voglio abbandonare Genshin per giocare a qualcos'altro, perché l'esperienza di gioco non mi ha convinto, o quantomeno i contenuti non sono così tanto buoni. Cioè, ci sono una marea di cose che avrebbero potuto convincermi nel dire o pensare una di queste cose, però alla fine non è successo. Però appunto, dato che ho visto alcune persone in rete parlarne, altre persone sono arrivate anche qua in chat, su Twitch, su YouTube, a dirmi che volevano abbandonare il gioco, allora ho cominciato a farmi qualche domanda. E sono dell'idea che, secondo me, molto dipende da come ti vai ad approcciare a questo genere di giochi. Cioè, che se ne dica, un gioco come Genshin, un gioco come Star Rail e tutto il resto, sono giochi che funzionano nel momento stesso in cui tu decidi, guarda, questa esperienza mi piace. Mi piace il contenuto, voglio seguirlo e va bene così. Non ti dico che devi accettare qualsiasi cosa che ti propina l'azienda, perché è sempre giusto essere critici, fin tanto che la critica ha un minimo di senso. Però appunto, se vedi delle persone che però poi decidono seriamente di voler abbandonare il gioco, a me dispiace, perché secondo me il gioco ha ancora tanto da offrire. Ti basta vedere Honkai Impact Third, della qualità dei suoi contenuti che arrivano al giorno d'oggi, insomma, con l'arrivo di Selema, arriverà Lantern, ma non solo di personaggi, no? Si tratta anche di essenzialmente contenuti a livello narrativo, di gameplay e non solo. Quindi è un peccato che alcune persone in rete vanno a parlare così tanto male di Genshin Impact semplicemente perché è diventata la moda del momento. O magari, faccio riferimento per lo più ai dei creator, ma poi magari ci sono degli utenti che dicono: guarda, se non arriva un contenuto importante all'interno di questa patch, abbandono del tutto. Quando magari la patch di cui stanno parlando ha un contenuto interessante, sì, ma funzionale nel contesto in cui è uscita. Cioè, non puoi aspettarti che una patch che arriva poco prima di Natran abbia la qualità narrativa delle Arc Conquest che vedremo a Natran, ma così possiamo fare lo stesso ragionamento anche per Sumeru, anche per Inazuma, Fontaine e tutto il resto. Quindi dare un ultimatum al gioco, secondo me, non serve a nulla, perché ti vai a creare delle aspettative che poi non combaciano con la realtà, semplicemente perché sappiamo tutti quanti che il gioco, quando arriva a un determinato momento del suo ciclo di vita, tira fuori qualcosina di interessante oppure no. E su questo, guarda, ti faccio vedere un video al volo. Non te lo faccio vedere tutto perché non ci tengo di avere contenuti del cavolo sul canale, però te lo faccio vedere per avere un minimo di contesto, ovvero questo video che mi è stato mandato oggi, fatto dal signorino Tecton. Questo video si chiama Il peggior aggiornamento di Genshin, che è un titolo assolutamente clickbait, perché esattamente come l'ultima volta che ti ho fatto vedere un video del genere, praticamente lui non creava alcun tipo di contenuto, andava a rubare, fare una reaction di altri creator. E qua lui va a dire determinate cose, ok? Ti faccio ascoltare giusto uno spezzone. At this point, it's gotta just be the vocal minority left, no? Because Jesus Christ, like, how delusional do you have to be to accept this shit? I'm totally not. People were happy that it was a filler patch. What the fuck is that? Not addicted to shitty mobile games, and it's not really gardening, it's just planting shit and then having that shit pop out just like a. Qua ovviamente si stanno lamentando della patch scorsa, ok? E lui ha detto: ma com'è possibile che ci siano delle persone che accettano questo tipo di contenuti? Senza pensare che questo qua è stato uno dei contenuti più apprezzati delle ultime 3-4 patch. Giusto per. Però, andiamo avanti. It's just some other boring rerun event. There's nothing new here. Besides the fact that they literally limited your characters. As if that's gonna increase enjoyment where the game is actually built around four fucking characters, bro. Like, what do you expect me to say? Yay, I'm so happy I don't have to play with four Senti. characters anymore. I can just Wow! play with whatever Hoyoverse gives me. Maybe they're not Wow! thinking choice itself gives us anxiety. Maybe that's why they love giving us handicaps, treating us like retard. I genuinely think that if they actually go through with the end game content that they think players want,
limit the characters they can use and make the Spyro Abyss once a month like they're planning, I think that could actually enrage the community enough to where maybe people would actually start speaking out. I'm going to wake up early for that live stream. Because if it is that bad, I am going to, guys, I'm going to farm the fuck out of it. Like, I'm going to farm that shit for weeks. Because if they actually do that, man, I am going to farm the fuck out of that and push people to Wuthering Waves so fucking hard. You know, the soft ass CC will say that they like it. Oh my God, I'm going to farm it. And I'm going to have a Wuthering Waves download link in every single one of my fucking pinned comments and descriptions. 1,000,000%. I can't wait. Yeah, we go for, and we're gonna run an ad every 30 seconds on those videos, bro. Quello che ti va a dire qua, Tecton, a parte il fatto che è una delle persone più idiote che abbia mai sentito in tutta la mia vita, che praticamente si va a lamentare di come quello che sarà appunto il prossimo Spara l'Abisso presunto tale. Ora, questa robina, tu dici, ma cosa c'entra con le persone che vogliono abbandonare il gioco? C'entra perché poi ci sono altre persone che sfruttano questa robina qua per il proprio tornaconto, perché se tu sai che non puoi produrre dei contenuti sul gioco, devi cercare di marchettare a queste persone un nuovo contenuto, quantomeno un nuovo gioco. E lui che cosa ti va a dire? Che nel caso Oyoverse dovesse annunciare questa robina qua e dovessero esserci delle lamentele da parte della community, lui andrà a farmare questa robina qua mettendo un video dove in ogni commento ci sarà un link per scaricare Wuthering Waves e andrà a mettere un ad, essenzialmente una pubblicità, ogni 30 secondi del video. Che a parte il fatto che questa è una cosa che non dovresti mai dire, perché io stesso non ti vado a dire ogni quanti secondi vado a mettere una pubblicità nei miei video, perché non avrebbe così tanto senso, dato che ci sono dei timestamp puoi già intendere dove sono le pubblicità all'interno dei miei video. Ma non è che funziona così YouTube funziona in modo tale che quando tu vai a mettere una pubblicità non è detto che quella pubblicità la persona la va a vedere, perché non funziona così il sistema di YouTube. Ti va a dare una pubblicità ogni tot di minuti in base ai video che hai visto prima, ai video che andrai a vedere dopo, e quindi anche se tu metti una pubblicità ogni 30 secondi, non è che le persone si beccano una pubblicità ogni 30 secondi. Senza di contare il fatto che mettendo delle pubblicità così tanto pesanti, forse potresti anche guadagnare di più, ma potresti anche inimicarti il pubblico perché vede troppe pubblicità. Ma al di fuori di questo, il mio punto era che ci sono delle persone assolutamente idiote, senza alcun minimo di cervello, che vanno a sfruttare quella che è una scelta assolutamente legittima delle persone non voler supportare Genshin Impact, quantomeno abbandonare il gioco. Che ti ripeto, è un problema che io non mi sono mai fatto questo genere di domanda, perché ho detto, guarda, a me il gioco fin tanto che continua a piacere voglio giocarci. E infatti quando vado a parlare di Wuthering Waves, quando vado a parlare di diversi altri giochi, io dico sempre la stessa cosa: se il gioco mi interessa magari ci giocherò, troverò il modo o quantomeno il tempo per dedicarmi anche adesso e poi vedremo che cosa farne. Non ti posso dire, sì, guarda, seguiremo Wuthering Waves, analisi narrative, riassunti, approfondimenti sul gameplay e tutto il resto. Non lo so, non ci ho giocato, hanno dato la beta a 3 persone in croce sulla faccia della terra, quindi ancora non ho la minima idea di come sarà questo gioco. Quindi alla fine mi dispiace che delle persone si fanno delle aspettative sbagliate per quanto riguarda Genshin e poi praticamente decidono di voler abbandonare il gioco, e ti ripeto, è assolutamente legittima come cosa, o quantomeno poi cascano nel trappolone di questi presunti creator che ti devono vendere qualcos'altro, che secondo me è assolutamente sbagliato, perché permettimi, se non ti piace l'andazzo di Genshin Impact, ti voglio spoilerare una cosa: che tutti gli altri giochi mobile, gacha o simili hanno lo stesso tipo di andazzo. Ma che cosa credi? Che gli altri sviluppatori magicamente tirano fuori con questo contenuti simili ad ogni schifosissima patch? Assolutamente no. Quindi come cavolo ti viene in mente, te creator o anche te persona, di pensare di spostarti da un gacha a un altro? Io cercherei qualcos'altro. Tant'è vero che il sottoscritto in questi giorni si sta giochicchiando Fallout 4. Non perché mi dà fastidio giocare sempre di giochi gacha, ma perché esiste altro livello di esperienza videoludica. Quindi l'ultima cosa che andrei a consigliare a qualcuno che vuole abbandonare Genshin è di giocare a giochi simili. Assolutamente no. Però dato che ognuno deve fare sempre i propri interessi, come quel creator o presunto tale di Tecton, arrivano questi consigli, quantomeno questo
farming di visualizzazioni ed entrate, che non mi piace, non mi piace proprio per niente, perché alla fine della fiera, come ti ho detto prima, la decisione di abbandonare un gioco è assolutamente legittima. E non mi piace nemmeno un'altra cosa che molte persone vanno a citare in rete, ovvero il fatto che se segui un gioco da tanto tempo, poi è un peccato se non vuoi giocarci più oppure no. Ora te lo voglio dire, questo almeno che forse magicamente andrà a far esplodere il cervello di tante persone: io sono interessato ad un gioco fin tanto che quel gioco mi diverte, mi va ad intrattenere. Certo che se hai fatto un investimento di soldi, nel senso hai comprato determinate cose, hai shoppato, poi sono soldi persi, ma alla fine della fiera sono soldi persi. Non è che il gioco magicamente ti fa guadagnare qualcosa, non è che ne so, ma nemmeno se fosse una slot machine, cioè ogni microtransazione che tu fai nel gioco sono soldi che non vedrai più. Magari possono servire a persone come me che ci devono fare dei contenuti, quindi magari tramite il video, che non è il gioco, possono rientrare nella spesa, cosa che io cerco di fare. Però appunto non puoi venirmi a dire che hai fatto un investimento e hai buttato quell'investimento. L'investimento può avere senso se tu sfrutti il gioco per un'altra cosa, ma a livello di gioco e basta, sono soldi che non vedrai più. Quindi quando vedi qualcuno che si fa tutte queste problematiche sul fatto che ha speso 200 euro, 500 euro, più o meno, ma chi se ne frega? Ma parliamo di un gioco, cioè veramente devi farti tutti questi problemi per decidere se vuoi continuare a giocarlo oppure no? E poi, come ha citato anche Tecton prima, il fatto che devi fare le daily, ma cosa credi che su altri giochi non ci sono? O quantomeno sei veramente obbligato a farle? Io le faccio le daily perché le faccio durante la stream, o quantomeno quando devo fare altre cosine devo farmare delle primogems per non andare a shoppare, cosa che puoi vedere anche nel mio video di pool di Arlecchino. Quindi ti ripeto, se vuoi prendere una decisione del genere, cioè hai tutte le ragioni del mondo per farlo, perché se il gioco non ti piace, va benissimo. Secondo me è un peccato, perché secondo me Genshin può ancora offrirti tante cose, sia dal punto di vista narrativo che di gameplay, e quindi io ovviamente sono di parte e ti dico guarda, aspetta perché arriverà qualcosa, o in ogni caso è inutile crearsi troppo hype, perché poi alla fine ne esci fuori sempre deluso, perché quando vorresti vedere qualcosa che cambia veramente tanto l'esperienza di gioco, non arriva così tanto spesso. Cioè, ti basta pensare che, per esempio, su Honkai Impact Third hanno cominciato a cambiare la Super Saiyan Dimension dopo la patch tipo 3.0, 4.0. L'Elysian Realm non c'era prima della versione 5.0, con la modalità roguelite. Ma come questo anche altre, che ne so, anche la Memorial Arena non c'era all'inizio. Sono tutte cose che sono arrivate dopo. Poi, certo, Honkai Impact Third si è evoluto di più rispetto a Genshin, e Genshin rimane un gioco con un pubblico determinato e con un'esperienza molto specifica. Però che ne sai, tutto può succedere in futuro. E in ogni caso, se vai oltre tutto ciò, se ti piacciono i personaggi, se ti piace collezionarli e se ti piace continuare ad avere questo tipo di esperienza videoludica, tanto vale continuarla. Se invece non ti interessa, inutile creare hype, inutile stare così tanto dietro ad Oivers. Passa a qualcos'altro, magari ti diverti anche di più, non devi spendere dei soldi continuamente. E non siamo qua appunto a fare tutto sto trama, però appunto fa attenzione, perché l'idea di passare da un gacha a un altro per avere chissà quale tipo di esperienza positiva non è così, non è questa la realtà. Perché se senti qualcuno che ti va a dire guarda, ma Star Rail è un gioco migliore perché il farming è fatto meglio, queste persone non hanno la minima idea di che cosa vanno a parlare, perché il farming delle reliquie su Star Rail è fatto da cani, da cani. E soprattutto c'è un power creep all'interno di quel gioco, perché è molto più competitivo, perché ci sono molte più modalità di endgame. Non è assolutamente la stessa cosa che c'è su Genshin. Genshin è tutto un altro tipo di esperienza, ok? Quindi non le puoi mettere sullo stesso piano queste due cose, ma come anche Honkai Impact Third, letteralmente sono uscite tre Valkyrie in queste ultime due o tre patch che vanno a spodestare tutte quelle che sono uscite prima. Quindi Genshin vive nella sua esperienza. Se questa non ti piace, non serve andare su un altro gacha. Gioca ad un gioco normale, così magari avrai qualche tipo di intrattenimento diverso o quantomeno migliore. Però appunto non sentirti in difetto ad abbandonare il tuo account, perché sono cose che capitano. Io stesso ho speso centinaia di euro quando giocavo a Duel Links. Ora non ci sto giocando più. Che dobbiamo fare? Almeno sono rientrato in quella spesa nel corso del tempo. Ma può capitare, tutto qua. Quindi è giusto abbandonare il gioco, ma non cadere nel trappolone.